Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale Alan Wake. Andiamo avanti da dove ci eravamo lasciati la scorsa volta. Stiamo sempre andando verso Golden Lake. Dopo essere fuggito dalla residenza di Golden Lake, Alan Wake si fa strada combattendo per raggiungere Barry e l'auto. Stiamo attraversando sto maledetto giardino che ci sta facendo penare. Non poco. Allora, vi ricordo ragazzi che se volete supportarmi lo potete fare in maniera del tutto gratuita, nessun costo, nessun impegno da parte vostra, iscrivendovi al canale e lasciando anche un mi piace al video. Sti maledetti, oh. Quindi ripeto, se volete supportarmi lo potete fare iscrivendovi al canale gratuitamente, non c'è nessun impegno, nessun costo. Qua qualcosa ci dà sempre. Vediamo di qua se c'è qualcosa, sì, una pagina. Hartman guardò il volto di Wake distendersi. Era senza dubbio un soggetto ostinato, sebbene fosse a letto, gli aveva quasi rotto il naso un'altra volta. Ma con un po' di tempo poteva fiaccarlo, guidarlo a suo piacimento. Wake era il soggetto più promettente di sempre. Dopo Tom, a dire il vero. Sogni d'oro, Alan, sussurrò Hartman con un sorriso. Lasci che mi occupi di lei. Inspirò forte con il naso dolorante e inghiottì sangue, quasi senza sentirne il sapore. C'è no, il nostro amico. Forse siamo arrivati? Forse. Andiamo via da qui. Puoi aprire il cancello? Forse. Barry. L'ho chiuso quando sono arrivati i cattivi. E la chiave non gira molto bene nella serratura, quindi, beh. Nel frattempo mi devo. Fai in fretta, Barry! Ci sto lavorando! Quanti cavolo sono, ma va. Mi stavo. Minchia, no, non cammina. Vabbè, ragazzi, però. Vabbè. Ho trovato la chiave!
Ce l'ha fatta proprio al pelo, mamma mia. Ti prego, dimmi che ora vediamo il cartello. State lasciando Bright Falls, arrivederci a presto. Stiamo andando alla fattoria degli Anderson. Sapevo che avresti detto una cosa del genere. Sai una cosa? Sei in debito con me. Quando tutto sarà finito, se ce la faremo, non importa cosa dirà la gente, ho chiuso con l'oscurità. Mi regalerei un lettino abbronzante e io ci vivrò sopra. Sono pazzo, ma va bene così, Barry. Sì, hai ragione, Al. Per me sei proprio andato. Sei di gran lunga il ma più pazzo. Forse è inevitabile quando hai a che fare con follie assurde come questa. Aiuta. È tutto vero, Barry. Alice? Non hanno mai avuto Alice. È intrappolata nelle tenebre in fondo al lago, ma non è morta. Al, come fai a saperlo? Lo so, Barry, posso... Al, io... Ah, no, ascolta. Posso portarla indietro. Posso trovarla. C'è qualcosa di speciale in questo posto. Il lago fa qualcosa alle opere d'arte create qui. Le fa diventare reali. Ma c'è un problema. La presenza oscura, qualunque cosa sia, le piega alla propria volontà. È lei l'artefice di tutto questo. Sta usando il mio manoscritto per prendersi tutto. Al, ci credo. È successo a Thomas Zane prima. È successo agli Anderson. Ci credo. Pazzo, non stai delirando. Qui succedono cose strane, questo è certo. Sto con te, amico, dalla tua parte. Gli Anderson lo sapevano, ma erano troppo imbottiti di robaccia per spiegarmelo bene. Ma l'hanno scritto. C'è un messaggio nella loro fattoria, Barry. Dobbiamo solo trovarlo. Attento! Mazza e botta, oh. Classica trammata. Dannazione, Al, parlami! Avevo perso la pistola nell'incidente e Barry era svanito nel nulla. Barry! Barry! Oh, amico, stai bene? Che bello risentirti! Stavo cercando di uscire dalla macchina, ma il terreno ha ceduto! Accidente, che salto! Tranquillo, il tuo cartonato è ancora intero! Lascia stare! Tutto bene? Ho preso dei cespugli, ma neanche un graffio! Non c'è modo di scendere, però è come un muro. Oh, Al, qualcosa si muove laggiù. Barry è un po' seduto. Usa un bengala, Barry. Sì! Barry, stai bene? Tutto bene, Al, alla grande. Credo che non avesse mai incontrato gente di New York prima. Dovrai trovare il modo di raggiungere la fattoria. Ti aspetto. Barry, aspettami e basta, ok? Al, io qui non ci resto, è un suicidio! Vado alla fattoria, di nuova scoperta, a sgombrare la zona. Poi mi raggiungi. Non preoccuparti, ci penso io! Adesso è Rambo. Sarebbe stato un disastro se non avessi raggiunto Barry. Vediamo se c'è qualcosa qua. Una pagina di un del libro. Quando si fermò alla fattoria degli Anderson, Walter si sentì sollevato. L'oblio era vicino. I fratelli avevano di certo una brocca o due di whisky di contrabbando, ma poi vide l'uomo sulla veranda e lo riconobbe.
Mentre guidava per salvare la pelle, sapendo che era tutto inutile, si accorse di piangere solo quando le lacrime offuscarono la strada. C'era niente qua. Stavo messo dato qualcosa, ma... Lì anche... Vedo... Oh, e basta però. Serviva una luce per distruggerle e passare. E ma come lo accendo? L'agente Nightingale fissò lo scrittore svenuto. L'uomo stava smaltendo una notte d'inferno. Nightingale invidiò lo stato di oblio di Wake, ma aveva una missione da compiere. Puntò la pistola alla testa di Wake e fu sul punto di ammazzarlo. Gli tremava la mano e aveva la gola secca. Stringendo i denti, tentò nuovamente di premere il grilletto. Ma perse il coraggio. Wake si mosse. Nightingale avrebbe dovuto accontentarsi di un arresto. Speravo di trovare un generatore funzionante nei paraggi per accendere le luci vicino al cancello. C'è qualcosa qua? Vediamo qua davanti. Neanche, vabbè. Percepivo dei movimenti tra gli alberi. Affrontare il nemico senza un'arma era pericoloso, ma non avevo scelta. Abbiamo solo la torcia qua. Senza pile. Qualcosa, non ho capito cos'è. Cavolo, sì.
Vabbè, oh, d'altronde. Un'auto stava abbandonando la fattoria e andava più o meno nella mia direzione. Per quanto ne sapessi, era Barry, vittima dei propri eccessi di fiducia. Venendo incontro? Vedo nulla di qua. Non si vede niente. L'auto era diretta verso il cottage. Non era lontano. Se era davvero Barry, avrei presto visto i danni. Sto cercando di mettere ogni pagina nel posto giusto e al momento giusto per mostrarti come si sviluppa la storia. Avevo intravisto quella luce in precedenza. L'avevo vista nel mio sogno. La presenza oscura seguì il copione preparato per lei nel manoscritto. Divenne sempre più forte, spostandosi come una tempesta da una scena di distruzione all'altra. Ma era obbligata a seguire la storia e legata al luogo da cui proveniva. Una volta che la storia fosse arrivata alla sospirata fine, lei sarebbe stata libera. Era un astronauta o un sommozzatore in una grossa tuta. Era colui che aveva messo le pagine sulla mia strada. Ma no! Vabbè. Dai, cazzo di trappole. Il temporale infuriava quando i fratelli Anderson uscirono barcollando dalla clinica, seguiti dagli altri pazienti. Sapevano che questa volta non sarebbero tornati. L'oscurità che li avvolgeva pulsava di orrore, ma Thor e Odin non erano spaventati. Avevano uno sguardo scaltro. Conoscevano tutti i passaggi segreti e c'era sangue sulle loro mani. Avevano già affrontato quelle ombre. Qualcuno aveva lasciato un'arma. Ora avevo la possibilità di raggiungere la fattoria. Vabbè, uscire perlomeno ce l'abbiamo. C'è qualcosa. E quel termos lì? Qua?
palle, va. Dai, però, mamma mia, ragazzi. Ma no, questa devo. Non puoi metterti a evitare tutti, però. Che miseria. Come fai? Perché non si vedono ste cavolo? Maledetti. Vedevo l'auto, ma non c'era traccia del conducente. Ehi, c'è nessuno? Barry! No, Danny, non sei! Per favore! Mac, che diavolo? Cosa sono? No, no, no! Mi dispiace! Per andare su? Ti conosco. Eri in prigione l'altro giorno. Sono tornato alla fattoria per il liquore, sai. E ti fa vedere cose... Loro non ci faranno caso. Sono rinchiusi in manicomio. Ma il mio amico Danny l'ho perso. Qualcosa è andato storto. Non sembra più lui. Come in certi film di terzo ordine. Ho pensato a tutte le conseguenze possibili. Se seguo il volere della presenza oscura, la storia che sto scrivendo non salverà Alice. È una storia dell'orrore e la ucciderà. E poi ucciderà me e tutti gli abitanti del paese. Non risparmierà nessuno. L'oscurità consumerà tutto. È ciò che ha sempre desiderato.
sarà finalmente libera. Ah, non si vede niente. Ha usato Alice per attirarmi. Me l'ha sventolata davanti per motivarmi. Non voleva affatto liberarla. Ma ora cambierò tutto. Fuggirò. Mi sono aggiunto alla storia. Ora ne sono il protagonista. È un rischio terribile, ma è l'unico modo per salvare me. Sarò legato agli eventi della storia come tutti i personaggi. Gli animali da allevamento sono è quasi costretto. Fammi indovinare, Danny, eh? Sarà Zelda ad aiutarmi. Farò avverare ogni cosa. La fattoria era ancora molto lontana. Mi serviva una macchina per arrivarci in fretta. Guardavo se c'era qualcosa. Se Barry non era lì, probabilmente era nei guai alla fattoria. Per un momento mi sentii in colpa per aver dubitato di lui. Quindi non era dopo Barry. Tutto, ero arrivato fin lì, ma Barry era Barry. Proviamo ad andare su di qua, se c'è qualcosa. È il solito fuoristrada. Cosa c'era? Un po' di bile. Freccia che mi diceva andare di su, ma niente. Ah no, mi indicava di andare di là. Andiamo il fuoristrada, va, che secondo me è sempre meglio. Volevo andare prima su, tanto noi dobbiamo andare dall'altra parte. Si è trammato. Che tramba, ragazzi. Vabbè, ci sia una pagina del libro. Beh, come di sicuro avrete notato, la tempesta che aspettavamo alla fine è arrivata davvero. I ragazzi del servizio meteorologico dicono che durerà almeno fino al mattino. A proposito, vi rileggo la descrizione di quella persona scomparsa. E lo sceriffo sta cercando una donna bianca. Era uscita in mezzo la...
ci si arriva anche di qua. Anda un po' sta macchina. Che violenza. Molla. Certo, uno scavatore. Succede di tutto qua, ragazzi miei, e niente. No. Ma mi dice stare di qua. Porco cane, questo che è grosso. Mortacci tua. Dei razzi. Sapevo che i fratelli erano stati delle specie di rockstar, ma non ne ero convinto finché non vidi il palco. Ci sono dei razzi piantati sul... Ah! Corri! Arrivano! Ne arrivano troppi! Ah! Dannazione! Sono
Sono felice che tu abbia deciso di fare da solo, signor Bronson. Sta zitto e spara! Al! Dobbiamo scacciarli! Posso aiutarti facendo partire altri fuochi d'artificio da qui! Ehi, Al! Hai visto quanta roba e munizioni ci sono in questo posto? È ben fornito! Resisti! Cerco di accendere le luci del palco! E sali. Per Barry, per favore! Forse l'abbiamo fatta, no.
Wright Falls, la capitale del rock and roll. Miseria. Qua non vedo altro. Al, di qui si va alla fattoria! Lo so, sto arrivando. Quella luce lì è una pagina, scusate ragazzi, forse è la pagina di un, non lo so, forse sì. L'agente Mulligan smise di ascoltare Thornton. Pensava che gli scrittori non fossero molto utili e quel dispiegamento di forze per prenderne uno gli sembrava stupido. Non valeva la pena perdersi caffè e torta per quel tizio. Non era nemmeno chiaro cosa avesse fatto, a parte scappare dal camping. Mulligan sapeva che anche la pazienza dello sceriffo con il federale si stava esaurendo. Ok. Vedi? Non c'è problema. Il tuo cartonato è come nuovo, proprio dove l'ho lasciato. Una volta sistemato qui, tornerò a prenderlo. Sì, in effetti era la mia più grande preoccupazione. Infatti. Era quello che ci preoccupava di più. Sapere se il cartonato stava bene. Oh. Qua bisogna salire quasi. Ehi, penso che Alan Wake qui abbia qualcosa da dire, vero Al? Oh, sono Alan Wake. Ho sempre ragione su tutto. Se non si fa come dico io, tengo il broccio per tutto il giorno. Sono sempre di cattivo umore. Una cosa che mi rende molto attraente e misterioso in questo momento. Wow, guarda quella roba! Spingevano forte con questa merda vichinga, eh? Guarda che roba! Niente male quei tipi! Perché non ne ho mai sentito parlare prima? Senti chi parla, quello che ha scoperto Ozzy Osbourne da un reality. Passiamo un pezzo dei nostri sogni nel suo dolce abbraccio. Cavolo, che bei tempi! Ti ricordi quando ti ho trovato quel lavoro? Il tuo primo vero lavoro da scrittore. Oh, questo è uno dei tuoi episodi. L'episodio di stasera. Il sogno dei sogni. Ah, e di qualcun altro. Decisamente terrena. Una lunga fila di persone. Ehi, Jones, giusto? Ascolta, dovremmo aspettare finché Sua Altezza la... non sarà pronta. Oh, wow, e chi è? Non lo conosce, ma sei nuovo. È il tizio che ci sogna. Beh, non solamente noi, lui sogna ogni cosa. Tutto questo. Ma, aspetta, no, sono io quello che sta sognando. Sto dormendo, non... non siamo nel mio sogno. Oh, sì, certo. Sveglia, amico. Sei solo un altro sogno. Io sono un sogno. È il 1976. Regna la pazzia nella fattoria degli Anderson. Contro ogni logica, l'ingrediente più potente del loro whisky di contrabbando è acqua non filtrata di Cauldron Lake. Gli Anderson si sentono delle divinità. Odin ride in continuazione, considera l'ipotesi di cavarsi un occhio. Thor corre nei campi con il martello in mano, nudo, strillando e inseguendo fulmini. Le loro canzoni sono intense. Qualcosa di antico si sta rivoltando negli abissi. Sta tornando. Tu sei un sogno. Il tipo assurdo con la muta. Il vascello vichingo era imponente, quasi un ariete da battaglia. Ma sono quasi sicuro di sognare tutto questo. Beh, forse sei un sogno molto confuso. Mica sono Freud. Io so solo che con
conosco dei tipi in gamba e loro dicono che il tipo che sta sognando è quello là. Non capisco. Bel lavoro! Adesso un inseguimento con il mostro alle calcagna e lui che corre come un pazzo mentre le sue gambe non funzionano. No, signore. E se non si sveglia con la sua vita? Vabbè. E dai però. Arma è sempre scarica. Io non ho capito, devo scendere di nuovo giù, sì, penso di sì. Forse possiamo passare di qui, Al! Capito, ma qua attaccano solo me, te proprio, non... Possiamo passare di qui, ma dove sei? E sei già lì e io ancora
tutti la sapevano lunga. Fai una cosa, Al? Se ne usciamo vivi, ho intenzione di iniziare a rappresentarli. Già! Vendere questa roba online, creare un reality show, lanciare un nuovo singolo. In bocca al lupo, amico. Ehi, tu trova il modo di uscire da qui. Io do un'occhiata a questa roba. Attento, Al! Più o meno. Tieni gli occhi aperti, ok? Più o meno. Vede niente qua, va. Sapranno i nostri fan, di solito lavoro di notte, ma non sono l'unico. Gli agenti Mulligan e Thornton dedicheranno un po' del loro prezioso tempo per farci compagnia qui in studio. Ragazzi, siete occupati ultimamente? La festa del cervo è alle porte. Immagino che avrete parecchio da fare. Sì, abbastanza. Permetti, ma siamo stati un po' fortunati. Ti riguarda un'indagine. Riuscivo a intravedere l'edificio che doveva essere la casa degli Anderson, dall'altro lato del campo. Non era lontana. Non avevo paura di fidarmi delle parole di due vecchi esauriti. Avevano l'antidoto. Vabbè ragazzi, io mi fermo qua per questo episodio. Vi ricordo che se volete supportarmi lo potete fare iscrivendovi al canale e lasciando un mi piace al video. Gesti gratuiti come al solito, però per me sono importanti, mi supportate, mi date una grossa mano. Detto questo ragazzi, grazie per aver visto questa puntata e alla prossima. Ciao!